sono arrivata qua al villaggio all'età di 16 anni e all'inizio comunque ero un pochino scossa perché comunque non stando con i miei genitori e la mia famiglia ero un po' triste. Ma col passare del tempo le cose sono iniziate a cambiare perché comunque qua mi hanno portato comunque a prendere giuste strade e non a prendere strade sbagliate. Tutti quanti pensano che in comunità ti vengono da imposte comunque regole rigide, non ti fanno uscire e vanno subito a pensare ai dormitori che c'erano tanto tempo fa. Ma secondo me non cambia assolutamente niente da una famiglia normale perché comunque hai intorno persone che ti vogliono bene, ti stanno molto vicino quando tu hai dei problemi, cioè cercano sempre comunque di farti parlare e comunque di confortarti in qualche modo. Certe volte abbiamo dei disguidi e tutto, ma comunque ci vogliamo un gran bene. Sono oltre 29.000 i bambini e i ragazzi che oggi in Italia non possono vivere con la propria famiglia. Sostieni una casa piena d'amore, il progetto di Fondazione Mediolanum Monnus in favore di SOS Villaggi dei Bambini. Un'organizzazione internazionale che da oltre 60 anni lavora per offrire ai bambini senza cure una casa e il calore di una famiglia in cui crescere. Dona 2 euro al 45599 con un SMS da rete mobile o 2 o 5 euro con una chiamata da rete fissa. 45599. Insieme per il loro futuro.